Ciaocinefusi.it, dal 26 settembre potete trovare nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film con protagonista Halle Berry e prodotto dai produttori di Stranger Things. Si tratta di Never Let Go, A un passo dal male. Ebbene sì, anche questo film horror ha nel titolo la parola male, come tanti horror usciti di recente, tanto per dirne uno, La profezia del male. Ma nel caso di Never Let Go non mi dà così fastidio che abbiano inserito la parola male, perché qui il male non viene trattato con superficialità, qui il male ha una funzione cruciale. Il male esiste o è soltanto frutto di una superstizione o forse più potente di quanto noi potessimo pensare fin dal principio? Il male quindi è importantissimo in questo film, che rende quindi Never Let Go molto più psicologico del previsto, e a dirigerlo c'è Alexandra Aja, e questo mi fa piacere perché comunque fino a questo momento Aja aveva diretto soltanto film più sanguinolenti come Piranha 3D o Crawl Intrappolati, che è un B-movie ma ha riscosso un ottimo successo tra critica e pubblico. Io non l'ho amato particolarmente Crawl, però mi fa piacere che abbia riscosso così tanto successo. E mi fa ancora più piacere però che questa volta decide di cimentarsi in quest'opera comunque più complessa, più misteriosa. Infatti, se volete passare quasi 2 ore spegnendo il cervello, Never Let Go non farà il caso vostro. Never Let Go, guardatelo se volete vedere un film horror inquietante, ma misterioso, dove il cervello dovete attivarlo per bene. Tanto che mi ha ricordato infatti un po' The Village di M. Night Shyamalan, sia per l'aspetto psicologico ma anche per le atmosfere. Ma bada alle ciance, di che cosa parla Never Let Go? In poche parole, Never Let Go parla del male. Il male circonda il mondo e per salvarsi, Halle Berry vive segregata in questa casa con i suoi 2 figli, Nolan, interpretato da Percy Dexford, che è il figlio più coraggioso, e Samuel, interpretato da Anthony B. Jerkins, che è il figlio invece più mammone e più fifone. E la madre tiene segregati in casa questi 2 figli e dice a questi 2 figli che non possono uscire di casa. Se devono uscire di casa, devono essere legati a una corda. Anche lei è uguale, lei per uscire di casa deve essere legata a questa corda. Quindi possono uscire di casa, ma soltanto se la corda li tiene uniti, li tiene legati. Quindi l'unica ancora di salvezza dal male sono la casa e questa corda. Perché? Perché se non sono legati a questa corda e se invece non stanno a casa senza corda, e il male può impossessarsi di loro, anche soltanto toccandoli minimamente. Il figlio più coraggioso, Nolan, però comincia a dubitare di queste forse paranoie della madre e vuole saperne di più. Invece il fratello Samuel è convinto che la madre sia sincera, e quindi da lì inizieranno un po' di risvolti narrativi che non vi dico ovviamente quali. Ci sono i demoni in questo film, un demone che per certi versi mi ha ricordato quelli della casa, un pochino di Sam Raimi per come sono truccati. Ed è un film comunque inquietante, non è perfetto probabilmente a livello narrativo, perché forse non tutto torna e forse Alexandra Aja è molto ambizioso, ha cercato di dare anche più di quanto serviva per certi aspetti. Però è stato coraggioso, ha fatto un film comunque diverso da altri e vi ripeto, è comunque inquietante come film e stai un po' sul filo del rasoio dall'inizio alla fine perché tu non sai veramente, praticamente fino alla fine, chi è che ha ragione tra il figlio Nolan e la madre e il fratello Samuel che dà ragione appunto alla madre. Quindi è anche un film sui conflitti familiari, sui rapporti familiari, è un film anche sulla casa, una casa perlustrata da cima a fondo, probabilmente letteralmente da cima a fondo. E anche le inquadrature comunque sono anche efficaci, vengono inquadrati i personaggi molto dal basso verso l'alto e soprattutto la madre che dà una certa potenza ma anche una certa inquietudine a questo personaggio, madre che anche balla molto neanche con troppa disinvoltura ma come se avesse un peso addosso. E chissà perché c'è questo peso addosso. Quindi anche un film molto incentrato sugli stati d'animo, ovviamente, dei personaggi. E ha un inizio molto particolare. L'inizio mi sembrava un po' un teaser trailer. Ho detto, ma mazza, ma inizia così, in questo modo. Ha un inizio molto strano. Poi
poi migliora, migliora, c'è un finale interessante che non dà magari tutte le risposte che volevamo, comunque che attendevamo o che cercavamo, ma comunque un finale interessante. Come il rapporto tra Nolan e Samuel è interessante, anche questo. Uno dei due continuerà, anzi, dirà all'altro ama più me, si riferisce ovviamente alla madre, e questo ama più me sarà fondamentale nel film, sia per quello che succede nel corso di eventi che nel finale vero e proprio. Non voglio svelare altro, però vi ripeto, se vi piacciono i film horror misteriosi, inquietanti, enigmatici, allora questo, pur non essendo l'horror dell'anno, la mia reinterpretazione di una buona comunque il Barry, così come bravi anche i suoi figli, pur non essendo un film eccellente e magari pur essendo forse fin troppo ambizioso, però comunque un film efficace che non lascia indifferenti. È un film che comunque l'ho trovato interessante e che quindi, insomma, se volete passare 2 ore attivando il cervello per entrare in questo mondo più inquietante di un horror magari più commerciale di 90, che dura magari 90 minuti dove si punta tanto al jump scare. Io non disprezzo questi film, attenzione, perché comunque certi film così mi sono anche piaciuti o non li ho trovati neanche male, però senz'altro questo è un horror diverso e non me l'aspettavo. Vedendo il trailer pensavo fosse più simile a un horror più ormai più commerciale, più simile a quelli visti di recente, e invece mi sono ritrovato davanti a un horror comunque con più ambizione, forse troppa, ma comunque ho apprezzato il coraggio. Non è quindi male, fateci sapere se lo andrete a vedere, vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, e ciao cinefusi.it.